Buongiorno ragazzi, anche oggi facciamo una esercitazione di argomenti svariati, così per prepararvi un po' all'esame finale. Allora, cominciamo con un'applicazione di fluidostatica e in particolare stavolta invece di dedicarci alle forze su superfici variamente configurate, faremo un'applicazione legata al galleggiamento. Quindi vediamo un po'. Abbiamo una sfera che però non è una sfera omogenea, ma è composta per metà di un materiale e per metà, l'altra metà, di un altro materiale. La sfera avrà un raggio R assegnato, dopodiché sappiamo che questo materiale ha densità ρ1 e questo materiale ha densità ρ con 2. La sfera è totalmente immersa in acqua e quello che non anzi, viene detto che la sfera è immersa in un fluido a densità ρ, ma chiaramente assegnando poi ρ 1000 kg su metro cubo, si tratta di acqua. E siccome dai dati, anche se ancora non l'abbiamo svelati, risulta che sia ρ1 che ρ2 sono entrambi minori di ρ, già sappiamo dal principio di Archimede che questa sfera sarà sottoposta a una forza di galleggiamento che supera la forza peso. Quindi, a meno che non viene trattenuta sul fondo in qualche modo, questa sfera comincerà a salire verso l'alto. Quindi quello che facciamo sul fondo di questo contenitore mettiamo un cavo che eserciterà una certa tensione. Ora, se noi vogliamo che la sfera rimanga esattamente in questa posizione, dobbiamo anche determinare, oltre alla tensione, la posizione del cavo, e questo è proprio ciò che ci viene chiesto. Quindi vediamo di riassumere. Abbiamo una sfera di raggio R e questa sfera però non è omogenea, è fatta per metà di un materiale a densità ρ1 e per l'altra metà di un altro materiale a densità ρ con 2. Questa sfera si trova immersa in un fluido la cui densità ρ è maggiore sia ρ1, sia di ρ1 che di ρ2. E quindi questa sfera non rimarrebbe mai in quella posizione, comincerebbe a salire per galleggiamento. Se noi vogliamo che rimanga in quella posizione, ma che ci rimanga anche senza ruotare intorno al punto d'attacco del cavo, beh, c'è bisogno che questo cavo sia messo in una posizione particolare. Allora, quello che viene chiesto dall'esercizio è calcolare quale sarà la tensione sul cavo. Immaginate di doverlo fare, dovete decidere se metterci un filo da pesca, un cavo o un capello, e quindi dovrete sapere quant'è la tensione a cui sarà sottoposto il cavo per vedere se regge o meno. E poi soprattutto in che punto metterlo della sfera. Bene, come si procede? Beh, se vogliamo che rimanga nella posizione in cui è disegnata, bisogna che la sfera sia sottoposta a una risultante di forze nulla. Se per di più vogliamo che non ruoti intorno al punto d'attacco della sfera, c'è bisogno anche che la risultante delle tensioni sia nulla. Allora, come facciamo? Beh, permettetemi di ridisegnare di nuovo la sfera. Stavolta ci dimenticheremo di tutto quello che c'è intorno e ci concentreremo soltanto sulle forze. Allora, questa sfera a cosa sarà, a quali forze sarà sottoposta? Beh, innanzitutto ci sarà la tensione del cavo e questa tensione sarà una forza verso il basso che chiamiamo T. Dopodiché ci sarà il peso della sfera, però adesso dobbiamo fare attenzione perché la sfera non è omogenea, quindi ogni metà della sfera eserciterà un peso che sarà diverso dall'altra metà. Per motivi di simmetria, noi sappiamo sicuramente che la forza peso deve essere
nel piano mediano, però non sappiamo in quale punto, quindi per il momento la metteremo in un punto del genere. Questa metà è a densità rho 1 e quindi questo peso lo chiameremo W con 1. Quest'altra forza sarà W2. E poi ci sarà la spinta d'Archimede, la forza di galleggiamento. Ora ci dobbiamo ricordare che la spinta d'Archimede è la risultante delle forze di pressione che agiscono su un corpo totalmente immerso in un fluido. Ricordatevi che la spinta d'Archimede, ne abbiamo fatto anche la dimostrazione nell'esercizio, nel capitolo sulla fluidostatica, vede soltanto la forma dell'oggetto, non vede la composizione interna. Quindi, siccome esternamente l'oggetto ha la forma di una sfera, la spinta di Archimede sarà applicata nel centro della sfera e la chiameremo A. Quindi abbiamo tre forze verso il basso, T, W1 e W2, e una forza verso l'alto, A. A questo punto, se vogliamo che la sfera non si muova, la risultante di queste forze deve essere nulla. E quindi dovrà risultare che W1 più W2 più T deve essere uguale alla spinta d'Archimede. Ora, in questa relazione l'unica incognita è T, che è la tensione della sfera. Scusate, la tensione della fune che tiene incollata la sfera. Chiaramente questa la possiamo calcolare se sappiamo calcolare W1, W2 ed A, però questo dovrebbe essere relativamente semplice perché W1 è il peso di metà sfera e quindi sarà il volume 2 terzi pi greco R cubo per rho con 1 g. Poi W2 sarà 2 terzi pi greco R cubo rho con 2 g e infine la spinta d'Archimede sarà il peso del volume di fluido spostato, quindi il volume è il volume della sfera, 4 terzi pi greco R cubo rho, densità del fluido, g. Bene. Una volta che avremo assegnato i valori delle densità e di R, questi saranno numeri e quindi sarà possibile calcolare T da questa relazione. A questo punto cosa dobbiamo fare? Dobbiamo calcolare la posizione della sfera e quindi dobbiamo fare un equilibrio dei momenti. La cosa più sensata è scegliere come polo di rotazione uno dei punti di applicazione delle forze, così ci risparmiamo il calcolo di un momento. Chiaramente, dovendo determinare la posizione di T, li possiamo scegliere tutti i punti tranne che T stesso, altrimenti, vabbè, diciamo, potremmo farlo relativamente rispetto alle altre. Però se scegliamo per esempio come polo di rotazione il centro della sfera, chiameremo D questa distanza, questa per simmetria sarà anch'essa d, diciamo dovremmo chiamarle d1 e d con 2, ma visto che ogni semisfera è omogenea al proprio interno, il punto di applicazione della forza peso sarà lo stesso da una parte e dall'altra. E invece possiamo chiamare R piccolo, oppure B, per esempio, questo braccio della tensione. Quindi rispetto al punto di applicazione della spinta d'Archimede abbiamo che W1 darà luogo a un momento antiorario e quindi avremo che W1 per D sarà uguale W2 darà luogo a un momento orario, W2 per D. E T rispetto ad A darà luogo ad un momento anch'esso orario e quindi ci mettiamo più T per B. E se abbiamo calcolato T da questa relazione, qui l'incognita sarà B, il braccio della forza. Quindi è venuto il momento di svelare qualche numero.
Allora, se mettiamo come densità rho 1000 kg su metro cubo, quindi acqua, rho con 1 mettiamo 400 kg su metro cubo, rho con 2 200 kg su metro cubo. E infine R mettiamo 20 centimetri, quindi 0,2 metri. A questo punto tutte queste forze sono moltiplicazioni, quindi direi non è nemmeno il caso di perderci troppo tempo, vi do soltanto il risultato finale. Abbiamo che da questa relazione si ricava una tensione T pari a 230,1 Newton, e si ricava un braccio B pari a 0,01 metri, il che vuol dire che è sufficiente che la distanza del punto d'attacco sia 1 cm spostata rispetto al centro. Un esercizio abbastanza semplice sulle forze di galleggiamento. Adesso invece considereremo un esercizio sullo strato limite e in particolare sull'equazione integrale dello strato limite. Quindi abbiamo uno strato limite laminare in acqua sull'astra piana. Quindi abbiamo acqua, poi l'astra piana. E abbiamo uno strato limite e ci viene detto che il profilo di velocità è approssimato da una formula di questo tipo, U diviso U grande uguale 3 mezzi Y su delta meno un mezzo Y su delta cubo quando Y è maggiore o uguale di 0 e minore o uguale di delta, mentre varrà 1 quando Y è maggiore di delta. Bene, ci viene anche detto che ad una distanza dal bordo d'attacco X segnato uguale 1 metro, noi sappiamo che lo spessore dello strato limite delta segnato sarà uguale a 3 mm. La domanda che ci viene posta è quanto vale la velocità della corrente indisturbata U grande. Quindi l'incognita di questo problema è U grande. Tanto per fare uno schemino, abbiamo una lastra piana. Questa lastra piana viene investita da una corrente indisturbata di valore U che non conosciamo. Si forma uno strato limite. Mettiamo un asse X con l'origine nel bordo d'attacco della lastra e che alla direzione positiva verso destra, e quello che sappiamo è che quando x è uguale a x segnato in questo punto, il valore dello strato limite vale delta segnato, e questi ci vengono dati come parametri come dati del problema. La domanda che ci viene posta è quanto vale la velocità indisturbata. Bene, allora noi sappiamo che l'astra piana, velocità costante, quindi gradiente di pressione è nullo, l'equazione integrale dello strato limite assume una forma particolarmente semplice, che poi è diciamo, l'unica forma che si riesce a integrare a mano diciamo, nell'ambito di un esercizietto semplice. E questa equazione assume la seguente forma: U quadro derivata rispetto ad x di t
teta, dove teta è lo spessore di quantità di moto, uguale a tau W, cioè sforzo di parete diviso rho. Ora, in questa espressione, tau W è lo sforzo di parete, definito in questo modo, uguale a mu, derivata di U rispetto ad Y, valutata in Y uguale a 0, mentre θ, che è lo spessore di quantità di moto, lo scriviamo qui, è uguale all'integrale, sarebbe tra 0 e l'infinito, ma tanto superato delta, U su vale 1 e quindi la funzione integrante è 0, quindi ci mettiamo direttamente integrale tra 0 e delta di U piccolo su grande, che moltiplica 1 meno U piccolo su grande in y. Bene, ora siccome noi abbiamo un'espressione con cui approssimiamo il profilo di velocità, noi per tau W e per teta possiamo dare delle espressioni analitiche, e in particolare, se provate a farlo, come è facile immaginare, du in dy, dovendola valutare per y uguale a 0, bisogna prendere questa espressione in alto, ci verrà 3 mezzi più qualcosa che dipenderà da y al quadrato, ma quando la valutiamo per y uguale a 0, questo secondo termine va a 0, e quindi in realtà lo sforzo di parete viene semplicemente 3 volte mu u diviso 2 volte delta. Viceversa, per θ dobbiamo prendere, essendo l'integrale tra 0 e delta, sempre questa espressione, e dobbiamo svolgere questa integrale. Ora, richiede qualche minuto, ma insomma si tratta dell'integrale di un polinomio, quindi tutto sommato si può chiedere a uno studente di ingegneria. E se fate i conti per bene, ammesso che io l'abbia fatti per bene, dovreste ottenere 39 diviso 280esimi delta. Bene, vi ricordo che delta è lo spessore di stato limite, che quindi è una funzione di x. Quindi cambiamo la x e cambia lo spessore di stato limite. Quindi di fatto l'equazione integrale dello stato limite non diventa altro che un'equazione differenziale in ordinaria in delta, quindi si mette questa espressione al posto di tau, questa espressione al posto di teta. Ricordiamoci che u è costante, quindi non dipende da x, e quindi otteniamo la seguente espressione: u quadro per 39 280esimi derivata di delta fatta rispetto a x, e questa è una derivata totale in quanto delta dipende solamente da x. Questa deve essere uguale a 3 volte, ci sarebbe mu, ma è diviso per rho, quindi diventa ni, 3 volte ni u diviso 2 volte delta. Per cui abbiamo delta per il differenziale di delta è uguale a un coefficiente per il differenziale di x, e quindi integrando si ottiene la seguente espressione. Si ottiene che delta di x sarà uguale a 280 volte ni x diviso 13 volte U tutto sotto radice quadrata, o se volete, allora un mezzo, perché se, essendoci delta per il differenziale di delta, integrato fa delta quadro mezzi, e quindi abbiamo un delta quadro qui che poi deve essere esplicitato con la radice quadrata. Benissimo, essendo acqua, sappiamo quanto vale ni, che è la viscosità cinematica dell'acqua. Io ho usato il valore 1,12 per 10 alla meno 6 metri quadri al secondo,
E a questo punto, siccome noi sappiamo che per x uguale 1 metro, delta deve essere uguale a 3 mm, noto il valore di ni in quanto si tratta di acqua, questa relazione diventa un'equazione algebrica per U. E se fate i conti come ho fatto io, dovreste ottenere che la velocità U è 2,4 metri al secondo. E questo conclude questo secondo esercizio. Bene, il terzo esercizio, quindi separiamoli giusto per chiarezza. Questo è un esercizio, qui si conclude il secondo esercizio. Il terzo esercizio invece sarà sulla conservazione dell'energia. Allora abbiamo un condotto che potrebbe essere un gelo, ma potrebbe essere anche altro. Abbiamo un condotto in cui entra dell'aria, quindi abbiamo aria e sappiamo che entra un flusso d'aria alla velocità u con 1, poi u con 1 per noi sarà un numero, ma per il momento lo lasciamo indicata, alla temperatura t con 1 e sappiamo che esce dall'ugello a pressione ambiente, quindi questo sarà un condotto su cui non ci sbilanciamo, quindi sarà qualcosa la cui forma è imprecisata, e sappiamo che l'aria entra a una velocità u con 1 alla temperatura t con 1 ed esce a pressione ambiente, quindi sappiamo che in uscita avrà la pressione ambiente P0, e avrà una densità ρ con 2. Viene chiesto di calcolare la velocità di uscita dell'aria, quindi l'incognita sarà la velocità u con 2, sapendo che l'ugello è adiabatico. Lo scriviamo qua. Fenomeno e che tutte le perdite per attrito sono trascurabili. Perdite trascurabili. Bene. Adesso qui c'è un'insidia che è questa dicitura perdite trascurabili. Di solito quando si sente parlare di perdite trascurabili, si immagina di poter usare l'equazione di Bernoulli. Ora fate attenzione, l'equazione di Bernoulli si può utilizzare a patto che il flusso sia barotropico e in questo caso non abbiamo nessuna evidenza del fatto che sia barotropico, anzi in generale non lo sarà perché la temperatura in ingresso T1 è assegnata, in uscita abbiamo ρ2 e P0, quindi a meno di un miracolo non verrà fuori che la temperatura T2 è uguale a T1, e peraltro se anche venisse uguale, noi dovremmo essere sicuri che all'interno di questo ugello o di questo oggetto c'è una temperatura costante. E invece l'idea dell'equazione integrale è proprio che noi non sappiamo quello che succede all'interno del nostro dispositivo. Quindi, diciamo, sebbene l'idea che le perdite siano trascurabili, può darci la tentazione di usare l'equazione di Bernoulli, in questo caso non si può fare. D'altra parte, qui abbiamo un problema che viene assegnata soltanto la temperatura T con 1, ma non viene assegnata la densità o la pressione in ingresso. Quindi, in
In ingresso non possiamo usare l'equazione di stato per calcolare ciò che ci manca. Perché dico ciò che ci manca? Perché a questo punto, se non possiamo usare l'equazione di Bernoulli, non avendo forza, non possiamo usare il bilancio di quantità di moto, l'unica cosa che ci rimane, l'unica speranza, è l'equazione di conservazione dell'energia. Ora scriviamola un attimo questa equazione. Questa per noi sarà la sezione 2, che è quella in uscita, la sezione 1 sarà quella in ingresso. Questo è il nostro volume dentro il quale non vogliamo entrare e quindi l'equazione di conservazione dell'energia per sistemi aperti, questo è evidentemente un sistema aperto visto che c'è flusso di massa, la possiamo scrivere in questo modo, m punto, e questo moltiplicherà una serie di termini in uscita che sarà u quadro mezzi. Più l'energia interna E, più P su ρ, più il termine gravitazionale GZ, meno, e qui abbiamo la, scusate, nella sezione 2, perché è in uscita, e poi la stessa cosa nella sezione di ingresso. Quindi U quadro mezzi, più E, più P su ρ, più GZ in ingresso, quindi 1. E questo sarà pari a L punto più Q punto. Quindi potenza meccanica più potenza termica immessa nel sistema. Ora qui abbiamo che il fenomeno è adiabatico. Il fatto che sia adiabatico ci assicura che il sistema non scambia calore con l'esterno e quindi questo termine non c'è. Viene più volte citato il fatto che questo qui sia un ugello, io ho detto in generale sarà un condotto, e quindi un condotto non ha apporti di energia meccanica dall'esterno, non è una pompa, una turbina, quindi un compressore, Si tratta semplicemente di un tubo, quindi questo tubo non ha attuatori, non ha niente, il che vuol dire che anche L punto sarà zero. Il che vuol dire che l'equilibrio lo possiamo scrivere per unità di massa, cioè indipendentemente da quale sia la portata in massa che fluisce attraverso il condotto, se questa espressione deve essere 0 dovrà esserlo per qualunque m, il che vuol dire che si devono bilanciare questi due contributi, il che vuol dire che possiamo semplificare anche m punto. Infine, che cosa abbiamo? Abbiamo che non viene specificato nulla in particolare. Ma in generale, quando si ha a che fare con i gas, i motivi li abbiamo visti più volte, il termine gravitazionale lo possiamo eliminare. E quindi questo qua lo togliamo. E a questo punto quindi abbiamo il bilancio dei due termini, U quadro mezzi più E più P su ρ. Abbiamo detto che si tratta di aria, quindi E sarà l'energia interna dell'aria, che se trattiamo come un gas perfetto possiamo scrivere come CV per T, dove CV è il calore specifico a pressione, scusate, a volume costante. Ora ricordiamoci che qui l'incognita è U con 2, quindi è questa velocità. Vediamo un po' come siamo messi. U con 1 la conosciamo perché è un dato del problema. T con 1 ci permette di calcolare E con 1, come CV per T con 1, quindi questo termine lo possiamo calcolare. Qui siamo messi malissimo perché non conosciamo né P né ρ e non c'è niente che ci aiuti. Mentre in uscita siamo messi abbastanza bene perché conosciamo P, ρ, attraverso l'equazione di stato dei gas perfetti possiamo calcolare la T, quindi possiamo calcolare sia E come CV per T con 2 e sia P su ρ esplicitamente. Qui dobbiamo capire cosa fare per P su ρ. Allora, fortunatamente, siccome l'aria, abbiamo detto che la trattiamo con un gas perfetto, abbiamo che P su ρ è uguale a RT. Quindi, di fatto, P e ρ non ci interessano separatamente, ma ci interessano soltanto, nel loro rapporto, e questo è uguale a RT. E anzi, siccome E è uguale a CV per T, per un gas perfetto abbiamo che E più P su ρ
sarà uguale a CV per T più RT, quindi si può mettere a fattore comune a T, e CV più R è uguale a CP, calore specifico a pressione costante, CP per T. E quindi in realtà tutta questa espressione la possiamo scrivere in modo più compatto come U quadro mezzi più CP per T in 2 meno U quadro mezzi più CP per T in 1 uguale 0. E qui direi che siamo a posto perché in 1 conosciamo tutto, conosciamo la temperatura, conosciamo la velocità, il CP dell'aria è noto. In uscita, la velocità è incognita, la temperatura non la conosciamo, ma dall'equazione di stato dei gas perfetti possiamo calcolare, la temperatura, T con 2. Quindi in particolare T con 2 la scriviamo come P2 che sarebbe P0 diviso R rho 2 e quindi nota questa, possiamo calcolare tutto. Quindi risolvendo questa espressione rispetto a U con 2 possiamo scrivere che U con 2 sarà uguale alla radice quadrata di U con 1 quadro più 2 CP che moltiplica T1 meno T2. Bene. Allora, possiamo svelare qualche dato numerico. Abbiamo una velocità U con 1 pari a 6 metri al secondo. Una temperatura T con 1 pari a 310 Kelvin e una densità ρ con 2 pari a 1,25 kg su metro cubo. Allora, con questi numeri, se calcolate la T con 2, dovrebbe venire 200 82,4 Kelvin. Avendo usato come R per l'aria, perché vi ricordo che l'equazione di stato scritta in questo modo ha la R che non è la costante universale, ma è la costante specifica del gas, avendo usato come R per l'aria 287 joule su chilogrammo Kelvin. Chilogrammo Kelvin al denominatore. Infine, per il CP dell'aria dovrebbe essere stranoto, ancora di più per un ingegnere, industriale. Ad ogni modo, se avete dubbi, ricordatevi che l'aria può essere schematizzata con un gas perfetto biatomico e in questo caso la teoria cinetica dei gas ci dice che il CP è uguale a 7 mezzi R, dove R l'abbiamo appena indicata, e viene 1005, cioè 1005 joule su chilogrammo Kelvin. Quindi mettendo qui il valore giusto, la U con 1 è assegnata, T1 e T2 ormai sono note, e a conti fatti dovreste ottenere 235,7 metri al secondo. E questo conclude questo esercizietto sulla conservazione dell'energia per sistemi aperti. Bene, adesso facciamo un ultimo esercizio sull'analisi dimensionale. Finora vi ho sempre proposto esercizi con grandezze puramente meccaniche, adesso ci mettiamo qualcosa con grandezze termodinamiche anche. Allora, l'esercizio dice che abbiamo che lo scambio termico C di un dispositivo
viene misurato dal rapporto tra la potenza termica smaltita e la differenza di temperatura. Quindi è una quantità inventata che potrà apparire bizzarro, ma vi accorgerete lavorando, e capita spesso che in settori specifici vengano definite delle quantità che magari non sono universalmente note, ma sono estremamente utili in un particolare ambito, in un particolare problema. Quindi immaginiamo di trovarci in un settore specifico dove non ci interessi riferirci alle grandezze universalmente utilizzate, ma a un nostro specifico modo di quantificare l'efficienza di un certo dispositivo. Quindi prendiamo la potenza che passa attraverso il dispositivo, ne misuriamo la differenza di temperatura a cui è sottoposto e quindi per noi quella sarà la grandezza C. Che cosa significa? Significa che dimensionalmente questa C sarà una potenza diviso una temperatura. Se volete, nel sistema internazionale potrebbe essere watt su Kelvin. Quindi facciamo così, potenza diviso temperatura. Solo per ricordarcelo, poi dovremmo usare chiaramente le unità, il numero minimo di dimensioni fondamentali. Allora, da un'analisi preliminare di questo dispositivo risulta che questo scambio termico è una funzione della velocità del fluido che attraversa il dispositivo, della densità del fluido, della diffusività termica del fluido, della differenza di temperatura a cui è sottoposto e delle dimensioni dell'oggetto stesso. Adesso abbiamo un'altra indicazione. Abbiamo l'indicazione che l'unica grandezza che varia è la velocità. Quindi scriviamo che U è l'unica grandezza variabile per un modello. Abbiamo che per un modello la cui dimensione è L con M, che poi costituirà per noi un numero, abbiamo che questo scambio termico vale C con M. Allora, se abbiamo invece un modello, un oggetto di dimensione reale grande L, la domanda è quanto vale C. Quindi, ripeto, definiamo questa quantità di lavoro come il rapporto tra una potenza e una differenza di temperatura a cui opera. Dopodiché facciamo un'analisi preliminare del fenomeno e scopriamo che questa grandezza C è una funzione incognita, chiaramente, della velocità del fluido, la densità, la diffusività termica, la differenza di temperatura e le dimensioni dell'oggetto. A questo punto abbiamo l'informazione che l'unica grandezza variabile è la velocità del fluido. Facciamo le prove con un oggetto di dimensioni L con M e misuriamo un scambio termico C con M. A questo punto ci chiediamo, per un oggetto L, dimensioni note, quanto vale C. Come al solito procediamo prima per simboli e poi alla fine sostituiamo i numeri, però tanto per allentare la suspense mettiamo che L con M è 0,4 metri, C con M è 80 watt su Kelvin e L, le dimensioni dell'oggetto reale, invece è 2 metri. Quindi, se volete, c'è un fattore di scala 1 a 5. Allora, come si procede? Evidentemente stiamo affrontando un problema di analisi dimensionale e qui non è che c'è molto da pensare, si parte sempre dal teorema di Buckingham. Quindi il teorema di Buckingham prevede che si contino le variabili coinvolte e se ne stimi il numero minimo di dimensioni fondamentali con cui è possibile esprimerle tutte quante. Quindi vediamo un po', le dimensioni, le grandezze sono 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
quindi abbiamo che n è uguale a 6, e il numero minimo di dimensioni fondamentali, chiaramente dobbiamo una per una stimarle dimensionalmente, però qui adesso lo facciamo. Però è facile immaginare che stavolta K ne avrà una in più, perché noi finora negli esercizi abbiamo sempre visto lunghezza, massa e tempo, e qui non è che c'è molto da pensare, qui c'è sicuramente la lunghezza, qui c'è una lunghezza divisa un tempo, qui c'è una massa divisa un volume, quindi lunghezza, massa e tempo già le abbiamo utilizzate, ma qui c'è una differenza di temperatura, quindi c'è una grandezza nuova. E quindi abbiamo che il numero minimo di dimensioni fondamentali con cui è possibile esprimere tutte le variabili, stavolta sarà 4, perché sarà lunghezza, massa, tempo e temperatura. Il che vuol dire che questa espressione la possiamo esprimere utilizzando due gruppi adimensionali. Quindi cosa facciamo? Beh, innanzitutto cominciamo a esprimere le dimensioni di ogni grandezza. Cominciamo dalla C, avremo una potenza divisa per una temperatura. Ora la potenza è una forza per una velocità, una forza è una massa per un'accelerazione, quindi avremo massa, lunghezza, uso una L corsiva per distinguerla da questa qua, tempo, uso una T minuscola per distinguerla dalla temperatura, quindi la forza sarà massa per una lunghezza per un tempo alla meno 2, e abbiamo una forza. Adesso dobbiamo moltiplicare per una velocità, quindi avremo una lunghezza diviso un tempo, quindi tempo alla meno 3, quindi massa, lunghezza al quadrato, tempo alla meno 3 sarà la potenza, e poi dobbiamo dividere per la temperatura, indicheremo θ, l'unità di temperatura. E quindi questa sarà queste saranno le dimensioni che caratterizzano la C. Dopodiché avremo la U, velocità, e questa è molto più semplice, perché sarà una lunghezza per un tempo alla meno 1. Poi abbiamo la densità, e la densità sarà una massa diviso un volume, quindi per una lunghezza alla meno 3. Poi abbiamo la diffusività termica. Ora, la diffusività termica ha le stesse dimensioni della viscosità cinematica, e quindi sarà lunghezza al quadrato diviso un tempo. Se non lo vedete al volo, potete ricavarle per esempio dall'equazione di Fourier. Poi abbiamo la differenza di temperatura. Questa qui sarà banalmente una temperatura. Infine abbiamo la lunghezza, avrà come dimensioni una lunghezza. A questo punto, secondo il metodo delle variabili ripetute, dobbiamo scegliere quattro variabili da ripetere per costruire i gruppi adimensionali. E quindi ne rimarranno due che non sono state scelte. Ora qui, come al solito, possiamo sceglierle come vogliamo, purché contengano almeno una volta ognuna delle dimensioni fondamentali e siano linearmente indipendenti. Il consiglio che vi ho dato pratico: cercate di sceglierle dimensionalmente più semplici possibili, così che i sistemi poi non risultino accoppiati. Ora, in questo caso, mi sembra che la scelta è quasi ovvia, perché conviene prendere L, delta t, rho ed u. Come vedete, contengono almeno una volta tutte le dimensioni. Abbiamo la lunghezza, il tempo, la massa e la temperatura, e non è possibile ottenere né una da combinazione delle altre, perché questa è l'unica da avere la temperatura, quindi per quanto ci sbizzarriamo a combinare le altre non otterremo mai θ. Questa ha soltanto L, e le altre o L non ce l'hanno, o ce l'hanno insieme a T e ad M. Questa è l'unica ad avere M, questa è l'unica ad avere T, quindi direi che siamo in una botte di ferro. Vi dico anche che se avessimo voluto, un'altra combinazione possibile poteva essere delta T L rho
e per esempio C, ma sarebbe stata una follia perché come vedete questa ce l'ha tutte contemporaneamente e quindi le equazioni sarebbero tutte accoppiate. Insomma, risolvere un sistema 4x4 tutto accoppiato, insomma, semplicemente, non è semplice come risolvere un sistema 4x4 con, due delle quattro equazioni completamente disaccoppiate dalle altre. Comunque, se prendete, quindi ripeto, L, delta T, U e Rho come variabili ripetute, potete costruire i gruppi adimensionali prima con C e poi con K. Se lo fate, ottenete questa relazione. C per delta T diviso U al cubo rho L quadro che è uguale a una funzione anch'essa incognita di K. Diffusività termica diviso U per L. E quindi abbiamo svolto la prima parte dell'esercizio. Innanzitutto abbiamo trovato la relazione adimensionale. Ora abbiamo che in condizioni di similitudine dinamica dovranno risultare i gruppi adimensionali identici. Essendo U l'unica grandezza che varia, da questo primo gruppo dimensionale possiamo ricavarci la U nella relazione che c'è tra la U del modello e la U del fenomeno reale. In particolare abbiamo che siccome abbiamo K diviso U per L, che deve essere uguale a K con M diviso U con M, L con M, abbiamo che possiamo ricavare immediatamente che U è uguale a U con M per L con M diviso L. Perché non ho messo anche K e K con M nel loro rapporto? Perché ci veniva detto esplicitamente che U è l'unica grandezza variabile, quindi vuol dire che K e K con M sono, hanno lo stesso valore. Evidentemente questo esperimento è fatto utilizzando lo stesso fluido, perché poi dovremmo fare la stessa affermazione per le densità, il che ci dirà che il fluido è lo stesso, hanno rho e rho con m saranno uguali, k e k con m saranno uguali. Quindi abbiamo usato l'uguaglianza del primo gruppo adimensionale, adesso usiamo l'uguaglianza dell'altro gruppo adimensionale e quindi scriviamo che C per delta T diviso U cubo rho L quadro deve essere uguale a C con m delta T con m diviso U con M cubo, rho con M, L con M al quadrato. E da qui è possibile ricavare C, che è l'incognita, in funzione di tutto il resto. Se lo facciamo, otteniamo che C sarà uguale a C con M, che moltiplica U cubo L quadro diviso U con M al cubo, L con M al quadrato, dove in questa relazione abbiamo semplificato rho e rho con M perché non variavano, e delta T con M perché evidentemente ci viene detto che U è l'unica grandezza che varia. Ora, L con M ci vengono dati esplicitamente. U e U con M non ci vengono dati nessuno dei due, ma siccome abbiamo trovato una relazione tra U e U con M, possiamo ridurre questo rapporto nel rapporto L su Lm. E quindi alla fine, semplificando, si ottiene che C è uguale a C con M per Lm su L. E quindi, se vengono sostituiti i valori assegnati, risulta che questo scambio termico C per la macchina di dimensioni
dimensioni reali, risulta essere 16 watt su Kelvin. E questo conclude l'esercizio. Bene, allora con questo concludiamo l'esercitazione per oggi.